Buongiorno, ben ritrovati. Mercoledì 10 marzo. Dunque, qualcuno mi ha chiesto con che criterio io, d'accordo con le fonti, l'editore, scelgo gli ospiti di questo spazio, che magari non sono quelli più gettonati. Contemporaneamente dai talk show, dai programmi televisivi. Ecco, già questo è un motivo. Cioè, io talvolta ho l'impressione, aprendo la televisione e inciampando nei talk show, nei programmi con gli ospiti, che la compagnia di giro sia sempre un po' quella, no? I politici, gli opinionisti, i fenomeni da baraccone e nessuno che vada a parlare. Almeno questo è il nostro criterio, con persone con cui vale la pena di parlare, perché o hanno un passato o hanno un presente che però magari non viene considerato o hanno un futuro, o magari hanno tutte e tre le cose, un passato, un presente e un futuro, e lì fanno bingo. Una di queste persone è l'ospite di oggi. 2 anni fa l'ho intervistata per il giornale, a cui collaboro, La Verità. E nell'incipit dell'intervista, era un faccia a faccia cartaceo, mentre quello di oggi è un faccia a faccia in video. L'incipit dell'articolo dell'intervista fu il seguente: è l'italiana salita più volte sul podio ai mondiali di atletica, titolare tuttora di 2 record nostrani, i 7 e 11 metri nel salto in lungo e i 6 e 91 indoor. Solo che, pur essendo l'italiana più salita più volte sul podio ai mondiali di atletica, non è nata nel bel paese, cioè in Italia, ma in Gran Bretagna da genitori giamaicani, e in più, come se non bastasse, non è neppure bianca, è nera. Ecco, esattamente come 2 anni fa, come scrissi nell'intervista: ma che fa Fiona May? Ride? Rido, Sì, buongiorno, buongiorno, perché? buongiorno. Dico, cosa la fa ridere della presentazione? Ho sbagliato qualcosa? Allora, l'italiana salita più volte sul podio ai mondiali di atletica? Sì, Vero, vero. vero. 2 record nostrani, 7-11 nel salto in lungo, giusto? Sì, vero. Poi? Poi 6,91 indoor. adesso è in due. Qui la volevo. Chi è l'altro o l'altra? L'altra deve essere una certa Larissia Pechino, giovanissimo, Giovanissima. giovanissima e mia figlia, parliamoci chiaro, Che mia figlia. bello. Mi figlia, l'ha detto alla romana. Ma chi è Larissa? Mi figlia. Mi moglie, mi marito, eccola Larissa Iapichino, bellissima, la quale è arrivata al 691 a quanti anni? Ha 18 anni, c'ha Oh, 18 anni adesso, perfetto. ancora Invece fino a luglio. lei, Fiona, o tu, Fiona, visto che ci conosciamo, abbiamo anche, apro una parentesi, lavorato a un progetto che a un certo punto era della Federcalcio. Quando c'era stato un problema tra la Federcalcio italiana per alcune dichiarazioni che aveva fatto l'allora presidente Tavecchio, che non erano piaciute al governo del calcio internazionale perché profumavano, diciamo, di razzismo, allora la Federcalcio ha previsto una campagna per la sensibilizzazione contro il razzismo negli stadi. Io e Fiona May fummo chiamati a lavorarci. Io mi inventai lo slogan che era "Razzisti, una brutta razza", e quindi ci possiamo dare agevolmente del tu. Tua figlia è arrivata al record a 18 anni. Tu a che età ci sei arrivata? Scusami, a 6,91. Allora, Indo non ha mai fatto, ha fatto pochissimo quando era junior, perché in quell'epoca là in Inghilterra non c'è posto, c'era posto, però non c'è legale a alto livello per saltare. Invece io ho fatto quando avevo 28 anni, 10 anni più della Larissa, può vincere European Indoor in Valencia, non mi ricordo, 1998, sì, 98.
E quindi lungo, è quanti tanto anni tempo avevi? fa. Vogliamo dire la tua anagrafe? Sei una splendida cinquantenne. 51, sì. 51, una splendida cinquantunenne. Scusa, esattamente, allora, alle tue spalle, grazie a Dio, non vedo le solite librerie con i libri finti, ma vedo dei dipinti, dei quadri, delle pitture. Dove ti trovi? Sono in teatro, Teatro Dante in Campo Bisenzio, in Toscana. Sì. E come mai ti trovi? Spero, stiamo preparando per un nuovo spettacolo, grazie a Andrea e Bruno Savelli e poi con l'attrice Luisa Cattaneo, mia partner in crime. Per un nuovo spettacolo. Abbiamo appena iniziato. Oggi sono qua, almeno sempre a casa, almeno facciamo qualcosa a distanza, giustamente. Sei preoccupata? Hai paura? Sei terrorizzata dal Covid? Ero molto terrorizzata all'inizio, perché è uscito fuori questo qui. Proprio un anno fa, mi ricordo benissimo perché stavo tornando da Germania dopo, perché lavoro per il Supervisory Board di Puma in Germania. Ero in panico perché ho sentito questo lockdown, il lockdown non c'era un precedente di questo lockdown. Allora ero in panico per tornare a casa per i ragazzi. E poi c'è questo virus di che vuol dire? Cosa succede? Poi sentite queste persone morte proprio sulla Lombardia. Prese paura. Adesso no, perché ormai sono abituata, poi giustamente ho cercato un modo per evitare le maschere, lavare le mani, eccetera, eccetera. Sono arrivata un po' più abitudine, però l'unica cosa che mi dà fastidio è poi l'incertezza nel futuro. Speriamo questa vaccinazione che sta andando abbastanza bene, spero ci puoi un'altra, non lo so, un altro periodo, poi bisogna passare questa epidemia che è una cosa che ha toccato tutto, tutti, in tutto il mondo, e ha messo anche in ginocchio il mondo di sport anche. E poi io, cioè i miei genitori ancora in Inghilterra, puoi immaginare, io ero proprio in panico, specialmente per mio padre che ha una certa età, proprio sopra 80 anni e non stava 100%, avevo sempre questa paura, chiamava sempre ogni giorno, videochiamate per sapere se tutto va bene, poi anche loro erano preoccupati per me, poi io ho zia ancora in Giamaica, c'ho cugina in Thailandia e poi due o tre in Canada, per immaginare siamo tutti proprio in contatti, e c'ho questa paura più che altro, la preoccupazione per la famiglia, per i amici anche, però adesso sono più tranquilla, però c'è sempre questo elemento di incertezza che mi dà fastidio perché sono un atleta proprio di natura e io ho l'obiettivo e questo. Invece non posso essere Programmare. sicura, sì, non posso programmare e questo mi mette proprio in crisi. Intanto io sempre trovo sempre per essere sempre impegnata. E altre cose, poi anche mantenere salute della ragazza, più che altro. Ti faccio un'ultima domanda sul Covid, che è provocatoria, nel senso che se uno va a vedere i dati di come stanno andando avanti le vaccinazioni negli Stati Uniti, che pure all'inizio hanno sottovalutato, non capito il problema del Covid, poi quando l'hanno capito si sono messi, come dire, di impegno per risolverlo. E l'altro giorno ho letto un dato impressionante, cioè in una sola giornata erano stati vaccinati in tutti gli Stati Uniti 2 milioni e 400 mila persone, cioè 100 mila persone ogni ora. Noi ne facciamo in Italia 150 mila al giorno, non all'ora, 150 mila al giorno. M meglio di noi la Gran Bretagna, che
perché la Gran Bretagna, uscita dall'Unione Europea per via della Brexit, si è organizzata da sola per trovare i vaccini e non ha dovuto rispettare o aspettare le decisioni a livello continentale, no, dell'Unione Europea, si è mossa e sta vaccinando a tamburo battente. La domanda provocatoria è a Fiona May, che è nata in Gran Bretagna, ma per amore del grande Iapichino si è sposata con lui ed è diventata cittadina italiana. In che anno, Fiona, sei diventata cittadina italiana? 94, se mi Nel ricordo bene. 94. Bene, quindi sono un bel po' di anni che sei italiana, hai dato lustro allo sport italiano, alla nazione italiana, al tricolore, ma visto come stanno vaccinando in Gran Bretagna, dove pure abitano i tuoi parenti e sei preoccupata, ti è venuto il dubbio che forse ti conveniva rimanere cittadina britannica? No. Però io ho ancora il mio passaporto inglese, sono residente inglese, solo io posso tornare se ho bisogno, perché devo lavorare. Sì, sono rimasta veramente bocca aperta perché in Inghilterra subito, perché ricordi di questo, anche come in America, hanno sottovalutato il virus. Io no, e poi ho provocato anche mia famiglia per dire, guarda, non è una cosa che tu pensa, perché voi siete un'isola, isolato, e parlare se succede a noi, a voi no. Ricordi, hanno sbagliato loro per questa, come dici, Immunità teoria di del gregge. herd, immunità, capito? Cioè, Allora, per recuperare e poi far vedere tutto il mondo, sono grazie a Brexit, vedere l'unica, personalmente, l'unica cosa positiva del Brexit, ha comprato e ha preso da vaccini, e poi anche uno dei vaccini è da Gran Bretagna, da Oxford University. Allora ha detto, ecco, bisogna fare subito, perché il pubblico, specialmente in Inghilterra, sono proprio stancanti di questo lockdown. Ricordi, hanno fatto tre lockdown, noi abbiamo fatto solo uno all'inizio, e sempre tutti pensavano noi siamo diventati pazzi, invece abbiamo fatto benissimo. Però in Inghilterra no, non hanno fatto, poi fate troppo tardi, poi fate tre lockdown. Allora giustamente sono il centro del business e poi il hub di quella di Europa, e hanno visto che sta perdendo talmente tanto, perché ci sono tante persone che hanno perso il loro lavoro grazie a questa pandemia. Inghilterra e Gran Bretagna hanno detto, ecco, basta, bisogna comprare tutti i vaccini, andiamo avanti per il nostro popolo. Guarda, se ti può consolare, credo che ci sia un prossimo lockdown anche in Italia, Sì, probabilmente ho sentito c'è questo lockdown, però durante il sarà. weekend forse richiuderemo tutto, forse, adesso vediamo, ma potrebbe Sì, essere già bisogna dal prossimo vedere. weekend. Sì, ho sentito questo lockdown, e c'è la voce in giro, tutti sono preoccupati, però. Se è una cosa per salvare le vite e salvarci, è meglio adesso, perché c'è queste varianti che è molto preoccupante. Però ogni paese lo sa, c'è loro modo che devono combattere questo, e che è cosa che mi dà fastidio più che altro. I paesi sono stati veramente un po' egoisti. L'Italia ha fatto loro, Francia, Germania, Inghilterra. Invece è una cosa che dobbiamo mettere tutti insieme, combattere tutti insieme. E questa è una cosa che pensavo cambiasse questo isolamento, questa proprio diversità delle Cioè, tu persone, dici, anche da cultura dei paesi. ti aspettavi l'approccio comune, invece poi alla fine sono uscite tutte le differenze tra nazioni, no? Ciascuno ha cercato di intervenire a modo suo, con i propri tempi, con i propri mezzi, la Germania per un verso, la Francia per un altro, la Gran Bretagna perché fuori dall'Unione Europea, l'Italia che si è mossa prima di tutti e poi secondo me ha perso un po' troppo tempo. Che ieri ne ha detto l'ex ministro Boccia, dice, le critiche sui banchi a rotelle, sui monopattini ecologici. Ecco, sì, ho capito, però l'impressione è stata che se forse ci fossimo messi a pensare al vaccino
dal momento che tutti davano per scontato che ci sarebbe stata una seconda ondata. Adesso siamo alla Sì. terza, poi forse ci sarà la quarta, non si sa quando si finirà. Quindi sono d'accordo, lo dico per chi ci sta guardando, con Fiona May, che il problema fondamentale, anche psicologico, non solo sanitario, curare la salute contro il Covid, è psicologico l'incertezza sul futuro, l'incertezza per se stessi, per i propri familiari e per le proprie condizioni economiche, perché è evidente che se si continua così, coloro che hanno problemi per arrivare a fine mese, come ha detto l'Istat, 1 milione di persone in più l'anno scorso che sono diventati povere in maniera assoluta, assoluta, ok? Sì. Questo esercito, arrivato a 5 milioni di persone, crescerà ancora di più, purtroppo. Ma non intristiamoci. Fiona May, oltre a essere stata una grande atleta, madre di una grande atleta di solo 18 anni, ex moglie di un grande atleta italiano, Pia Pichino, finita la sua attività nelle piste, all'aperto, indoor, eccetera, si è riconvertita, nel senso che ha girato delle fiction, ha girato delle pubblicità con la figlia, perché quando la figlia ha fatto il record, mi ricordo lei bambina con la mamma che facevano gli spot. E vabbè, però Fiona May è diventata attrice, è diventata ballerina e adesso ha fatto, prima del Covid, una stagione a teatro, o meglio, ha portato a teatro un lavoro insieme ad un'altra donna che era Maratona a New York, corretto? Corretto. Maratona a New York. Fra queste esperienze, attrice di fiction, attrice di teatro e ballerina ballando con le stelle, vincitrice tra l'altro con la percentuale che credo sia rimasta imbattuta all'81% di gradimento. Qual è Davvero? l'esperienza? Non sapevo questo. Non Non lo sapevi. sapevo. Ma come? Allora fammi andare a controllare, che adesso mi viene il dubbio. Dice: no, scusami, adesso capisco dov'è. Adesso ma come? Nel 2007, sì, con il record ancora ineguagliato di preferenze, l'81%, cara mia. Wow, ancora Qual è la situazione tua devo esperienza pagare. dopo l'atletica che ti ha dato più soddisfazione? No, guarda, questa è più soddisfazione proprio fuori atletica, perché mi ricordo la prima puntata e uno dei giudici, non mi ricordo chi era, mi ha detto, dopo aver fatto le prima prove, era tip tap, e pensi te, ho fatto tip tap quando era piccolina in Inghilterra, ho fregato tutti. E lei ha detto, ah, va bene, va benissimo oggi, stasera, però tu c'hai le gambe troppo lunghe per essere una ballerina. Io guardavo Certo. lei e ho detto, guardavo Raimondo e ho detto, guarda, dobbiamo vincere per forza, capito? Perché ogni quelle persone che metti giù e già ti ha giudicato prima deve iniziare. Allora ho lavorato tantissimo per quello, però non per vincere, però almeno arrivare dai primi 4, prima 3 magari, però vincere no, sono rimasta proprio sorpresa per quello, però devo dire Raimondo è stato veramente bravo, era il mio allenatore, aveva lavorato tanto, 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 e poi anche cambiare mia immagine che tutti immaginavano donna molto maschiaccia, piena di muscoli, non è femminile. Invece, grazie proprio di costumista, ma anche Emile Calucci che mi ha spinto tanto, no, devi fare questo, fai quello, è più femminile, come sei, che ci sono così, però non, il pubblico non sapevano, e poi vedendo me proprio ballare, veramente con la cha-cha-cha, rumba, anche quella proprio di cosa molto più divertente. Vedi, sono un atleta, ma anche una donna. Questo mi ha sconvolto la mia vita, penso. Tu Scusa, no, rido. ridi, però No, credimi, rido ci perché mi cioè, dà. sono delle Sono un persone che artista, ma sono anche pensano una era donna. molto maschiaccio, Molto o questo è un maschiaccio. uomo. A parte il C'è cioè, un fatto. momento mio ex marito a girarmi che ha sentito, credimi, è una donna 100%, capito? Cioè, aveva questa situazione, eh? Allora, no, allora, detto che secondo me hai un fisico da atleta
che tutte le donne invidiano e anche alcuni uomini, a cominciare dal sottoscritto, nel senso che le tue foto con gli addominali scolpiti, io che ho i lardominali, cioè gli addominali coperti dal lardo, quando ho visto le foto del tuo corpo durante le performance, per come eri scolpita, chapeau, come dicono i francesi, cappello, altro. Quanto sei alta, Fiona, scusami? 1,79. 1,79, quindi quando dovevi fare la ballerina ti hanno detto le gambe, sai che è lo stesso problema di mia moglie, eccola qua, cioè guardate che cos'è il quadricipite, la gamba, l'interno coscia durante il salto in lungo di Fiona May, cioè neanche Michelangelo nel scolpire, no, le sue statue sarebbe riuscito. Non esagerare adesso, non esagerare, quello momento di atletica. Di sì. Salto che dovevo fare il massimo. No, mia moglie che voleva fare la ballerina classica ha avuto il tuo problema. Tu hai avuto il problema ballando con le stelle. Mia moglie, che è alta 1,82 m, quindi sembriamo l'articolo Hill quando andiamo insieme in giro, voleva fare la ballerina classica e l'hanno accompagnata alla porta dicendole: non puoi fare la ballerina a questa altezza. Cioè, che poi è. Se uno ci pensa bene, no? È incredibile come a seconda delle situazioni l'aspetto fisico possa essere premiante o possa essere penalizzante quando uno meno se lo aspetta, cioè chi è piccolo vorrebbe essere alto, ma poi gli alti ti dicono: sapessi che problemi ho avuto io così alto, no? In ambienti completamente diversi. Max Tortora, che è un grande attore, che è un grande comico, ad esempio, avrebbe voluto fare molti più ruoli seri, ma ogni volta gli dicono: ma sei alto 1,92 m, è complicato con uno di 1,92 m fare le fiction, no, perché fisicamente ingombri. Lasciamo stare l'altezza, lasciamo stare l'impegno, lasciamo stare il peso, lasciamo stare le calorie per fare l'atleta. Ti chiedo del colore della pelle. Voglio sapere se in Italia sei mai stata oggetto di qualche imbecille che, anziché apprezzare il fatto che tu abbia portato record, ori, abbia dato lustro allo sport e alla nazione italiana, la prima cosa che guardavano criticandola era il colore della tua pelle. Sì, ci sono momenti proprio veramente ti urlano, dice: torna a casa. Succede una volta vicino a casa mia, c'è questa camionista che ha parcheggiato su camion enormi davanti alle fermate del scuolabus. Ci sono altre mamme un po' perplessi, io ho girato, ma scusa, un po' di rispetto ci vuole. E poi mi sono girato, andare via, e lui dice: ah, torna a casa. E dice: sì, sì, perché sì, è qui la Croce Canenzano. Però le mamme sono proprio sbianco. E io ho detto: ma tipico, tipico, le persone sei ignorante. Infatti una delle mie amiche è andata da lui, ma lo sai chi è lei? Un po' di rispetto. Ma io non fa nulla, la donna di colore mi dice così, c'ha ragione. Ci sono anche dei propri incidenti molto più fine, molto molto fine, come seta, e si sente proprio, ti guardano un po' particolari, ti chiedono domande stupide. Però io giro sempre, lo prendo in giro a loro, anche a me, capito? Capito? Faccio la battuta, cioè, guarda, vedendo Meghan e Harry quando ha fatto quell'intervista con Oprah Winfrey, mi ha fatto ricordare una cosa quando era incinta con Larissa, cioè, non è razzismo, però è una cosa di proprio di non sapere. Un po' di ignoranza, io mi sono capito quando mi ha detto: ma che colore sarà tua figlia? Io così, eh? Allora hai girato e dice: verde. Davvero? Sì, sì, verde. Larissa diventa verde, capito? Cioè, è una cosa allucinante. E succede, perché c'è un diverso livello di razzismo, c'è un po' di livello di ignoranza o proprio razzismo. E dobbiamo stare molto attenti quale è il razzismo, quale ignoranza, che dobbiamo essere abbastanza intelligenti. Io non passo il loro livello, ti dico la verità. Io lo sento,
anche qualche momento quando non sanno chi sono, pensi te, quando io vado in giro perché non vado truccata, sono vestita normale, ogni tanto ti guardano, ti trattano male, poi quando sanno chi sono, oh sì, ciao, va bene, grazie, tutto bene, capito? Ah, tu pensi io sono completamente stupida, capito? Però io sono uno contro, io vado sempre a attaccarlo. No, io non ho paura. Ormai ho sopra 50 anni, adesso ho le scuse, sono vecchia, come dici le mie ragazze. Sono vecchia, non capisce proprio niente, mamma. No, io vado là sempre proprio ignorantona. Se mi chiama o mi tratta male, io tratto male anche loro. Per far vedere, io sono umana, sono una donna, sono uguale come tutte le donne e persone del mondo. E ti dico la verità, pensavo il Covid che ha cambiato la mentalità della gente, perché sta toccando tutti, i ricchi, i poveri, i bianchi, i neri, i gialli, tutti, tutto il mondo, invece ha peggiorato un pochino. Guarda, io non ho mai creduto alla favola durante il lockdown, sentivo dire andrà tutto bene e ne usciremo migliori, saremo più buoni, più amichevoli, più aperti al prossimo. No, la natura umana è quella e il racconto che hai appena fatto, cioè di te che quando non ti riconoscono vedono una donna nera. Poi ti riconoscono, ah, ma sei Fiona May, mi convince una cosa. Io non so se è una questione di razzismo, cioè c'è anche il razzismo, intendiamoci, cioè proprio quelli che quando vedono nero o vedono giallo o vedono marrone, cioè un colore che non sia bianco, gli va il sangue alla testa e va bene. Ma io credo che la grossa discriminazione sia come sempre, da che mondo è mondo, tanto più lo dico qui alle fonti TV. Che è una TV in streaming che si occupa di soldi, di business, di economia, di finanza, è la differenza fra ricchi e poveri. Perché quando noi incontriamo un nero ricco, nessuno si fa problemi. Cioè, vedi Denzel Washington, vedi Fiona May, tutti fanno: caspita, c'è Fiona May, caspita, c'è Denzel Washington. Così se arriva un arabo che va a Milano a fare acquisti nelle vie della moda, via Monte Napoleone, no? Via Manzoni, arriva anche con una limousine e magari scende con tre mogli, quattro mogli, magari pure le mogli col burka. Nessuno ci fa caso perché è un ricco investitore arabo, è un ricco investitore arabo e musulmano o musulmano. Quindi il problema non è mai il colore della pelle, la religione, il paese in cui sei nato. Se sei ricco, automaticamente ti rispettano tutti. Se sei povero, sei un nero, sei un musulmano, sei un arabo, sei un immigrato, tornatene a casa tua. Nessuno a Denzel Washington dice tornate a casa tua. Nessuno ai proprietari cinesi dell'Inter o del Milan dicono tornatevene in Cina. Quelli hanno messo i soldi, più o meno, no? Ecco, credo che questo sia il discrimine. E il Covid non ha cambiato le cose, cara Fiona. Mi dispiace darti questa No, notizia. no, no, ma io sto dicendo, anche ho detto, non sono, a me non mi fa nulla, però il Covid ha fatto vedere le incompetenze delle certe persone. Quello, sicuro, capito? Si vede proprio le incompetenze della gente, come fai a approcciare a che risolvi un problema come il Covid. Si vede, ci sono tante persone che non sono competenti. Mi dispiace tanto, più che altro. Ma io, specialmente, il gruppo che le persone che soffrono molto di più dopo questo è le donne. È le donne. Si vede, è molto difficile. Bella per fare National Women's Day. Poi National Women's Day deve essere ogni giorno. Capito? Come è uscito fuori in America, che in Black Lives Matter, quello è uscito fuori. C'era sempre quel problema, però. E solo in quel momento tutti sono rimasti fermi e qualcuno ha fatto un video sul cellulare. Se questa persona non ha fatto un video su Floyd, è continuato così. Capisci? Cioè, sta uscendo fuori tutto, ma anzi è una cosa buona adesso, perché adesso vuoi vedere che tutti noi,
qualche maggior parte di noi vogliamo cambiare. Io sicuramente voglio cambiare per le donne nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport, anche in generale, perché c'è una nuova generazione che sta soffrendo e noi stiamo facendo tutte le cose peggio per loro per crescere un mondo non perfetto, ma un mondo normale, che tutti sono uguali. Se sono qualificata, io posso prendere anche vicepresidente o anche parte proprio CEO o anche Certo. CFO di una grandissima proprio ditta, compagnia, capito? Cioè, non deve essere una differenza delle persone, non deve essere una differenza del colore. Cioè, abbiamo talmente tanti problemi, è uscito fuori tutto. E mi dà proprio mal di testa perché sappiamo questo, che facciamo? Adesso è uscito fuori tipo l'esempio Meghan e Harry. Si sapeva questo. Io ti dico la verità, ho parlato con un'amica inglese, bianca, però vive a Milano, e lei ha detto, well, io personalmente sono rimasta sorpresa che la monarchia ha lasciato loro per sposare, capito? Cioè, anch'io, però adesso sto uscendo fuori, adesso è questo, e poi i politici, non... e sto uscendo fuori tutto perché si fa notare, però era sempre qui, è sistematico questo razzismo e pregiudizi, e solo adesso è il momento per noi apri occhi e facciamo qualcosa per cambiare. E sì, è la differenza bianca e nera, proprio ricco povero, anche quello, c'è una differenza, credimi. Lo vedo che non dovrebbe essere, però in realtà siamo umani e speriamo siamo in grado per migliorare tante cose. Allora, io ringrazio Fiona May della disponibilità perché sapevo che era impegnata in prove, in questo lavoro nuovo a teatro, a distanza, tutti con le mascherine, con le mani lavate, distanziandosi col plexiglass, per carità di Dio. Rispettiamo tutte le precauzioni. Anche la Eccola maschera. qua, maschera bianca, ottimo. Dovevi metterla nera e mettere Black Lives Matter anche così come slogan, Sì, no? Ce l'hai, ce perfetto. l'ho. Sono solidale con te. Hai fatto bene a ricordare la vicenda di George Floyd, no? Io non posso respirare, non posso respirare con il poliziotto che gli teneva il ginocchio sul collo, provocandone la morte. Adesso il poliziotto, tra l'altro, sta andando a processo. Sì, speriamo bene, speriamo bene. Ecco, vediamo co cosa deciderà la giustizia, sperando che, come al solito, non sia una dea bendata, ma sia la Bravo, giustizia bravo. con i Sì. piatti che fanno l'equilibrio giusto. Non so chi c'è oggi in studio a Milano, chiedo scusa, forse il direttore o Sempre eccola io, lì, sì, il eccoci. direttore Manuela Donghi, a Buongiorno. cui adesso passo la linea ringraziando Fiona, piacere di averti rincontrato, di averti rivisto in video, complimenti per la rissa che ha davanti una splendida carriera. Sperando solo che non venga sottoposta a troppe pressioni mediatiche, cioè troppa Bravo. pressione su una ragazza che comunque ha 18 anni, che ha tutto il tempo di crescere, ma lasciamola crescere in pace. Non facciamone un Bravo. fenomeno da baraccone Grazie. mediatico. Grazie Grazie mille. Fiona, bacio, Ciao. a Ciao. presto, grazie Buonasera. Buona giornata direttore, a buon lavoro tutti. Manuela.